Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti, signori miei, con la nostra serie delle sette. Signori miei, come va? Tutto bene? Avete passato delle buone vacanze? Siete ancora in vacanza? Siete pronti per il ritorno alla scuola che piano piano si avvicina a questo ritorno improrompente alla scuola? Comunque spero che abbiate passato delle belle vacanze, spero che stiate continuando a passare delle belle vacanze. Io non mi posso lamentare, diciamo, ma il caldo è impressionante che sta facendo qua da me. Comunque, detto questo, signori miei, prima di partire col video e riprendere la nostra normale programmazione, io vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate su Instagram e su Facebook, il link li trovate in descrizione. Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite PayPal, trovate il link in descrizione. E vi ricordo di lasciare like e commenti a questo video. Detto questo, partiamo, raga! Ok ragazzuoli, ci siamo, noi siamo alla partita col Burnley. Io non ricordo minimamente, completamente niente raga. Noi siamo in classifica, siamo noni a 14 punti, ok, siamo a 6 punti dalla zona playoff, non mi ricordo. Comunque, allora, contro il Burnley andiamo a cercare di mettere la nostra rosa migliore. Allora, Claudio, Morris, Casadei, Amponsah, Raed è leggermente stanco. Chi può giocare al posto di Raed? Facciamo giocare Mariani, che ho messo un poco meglio. Nicholson, Mitchell, facciamo giocare Watanabe, che ho messo meglio. Salazar, Wood, facciamo giocare Lima. E al posto di Drollo può giocare nessuno perché non ce l'abbiamo un esterno destro di ricambio. Ottimo, non abbiamo un esterno destro di ricambio, non me la ricordavo questa cosa. Perfetto, perfetto così. Ottimo, ottimo. Va bene, scendiamo con loro in campo, ragazzuoli. Andiamo a simulare la prima partita del video in cui ritorniamo sul canale attivi come prima, raga. Simuliamo contro il Burnley. Vediamo se va bene o va male. Attenzione, Burnley mo ricambia. Martedì 27 settembre 2022. Che ce famo? Perdiamo 2-0, mamma mia che ritorno brutto sul canale, raga. Che ritorno brutto, pesante questa sconfitta, non me l'aspettavo. Purtroppo è così, dobbiamo un attimo tornare in rodaggio praticamente. Dobbiamo un attimino tornare in rodaggio. Allora, va bene, ottimo, ottimo, va bene così. Allora andiamo avanti alla prossima partita. Siamo scesi in undicesima posizione. Undicesima posizione. Posizione, l'ho detto alla bolognese, l'ho detto alla bolognese come il nostro Casadei. Come il nostro Casadei, abbiamo un sacco di mail in arrivo, va bene. Allora, secondo squadra mensile, giocatore impegnato nella nazionale, Nicholson, McKinley e Adamo. Offerta alla nazionale, ci interessa. Aggiornamento dell'osservatore. Allora, Nicky ci ha portato all'Arabia Saudita. Safi Amin, questo non sembrerebbe male, non sembra per niente male. Ingaggiamolo. Poi abbiamo Cemal Rastom, no, Rastom no, non ci piace. Al Dossari non ci piace. Al Mutade, questo già è mutante, lasciamolo perdere. Tanari no. E poi abbiamo Al Alam, manco questo è buono, niente da fare. Poi abbiamo altro osservatore, Bell ci porta dal Messico. Aguirre non sembrerebbe male, continuiamo ad osservare. Ojeda, no, Ojeda è inguardabile. Diaz, no, Benitez, no, lasciamolo via. E poi abbiamo Arnaiz, fuori anche Arnaiz, rifiutato anche Arnaiz. Teniamo solamente questo Oscar Aguirre, che sembrerebbe interessante, anche se sicuramente sarà un attaccante destro o sinistro, quindi non ci serve. Resoconto dei migliori giovani dalla Spagna, abbiamo Lucas Aguirre, che è inguardabile. Ramos è il fratello fracco, è il fratello Scars. Ecco, Joan Marcos. Gian Marco, se è interessante, ce lo portiamo. E anche Germán Riveiro, 15 anni, non è per niente male, ce lo portiamo. Buono così. Allora, mandiamo l'osservatore nuovamente alla ricerca di nuovi talenti. Allora, lui è venuto dalla Spagna. Osservatore disponibile. Fai seguire l'osservatore dalla Spagna. Lo mandiamo in Portogallo, raga. Così lo teniamo sempre in quella zona là. Cerchiamo il nuovo CR7. Cerchiamo il nuovo CR7, raga. Vediamo se riusciamo a avere fortuna a trovare qualcuno di interessante. Un'altra mail che pretende il nostro allenatore che è partito. Va bene così, torniamo qui e già siamo per la partita contro il Leeds. Mamma mia, contro il Leeds la vedo dura, raga. Allora, fuori Morris, facciamo giocare questo il nostro Peter Pan. Ah, vero, mi ricordo, c'avevo Peter Pan, me lo ricordavo. Casadei è stanco, facciamo giocare Koruma inguardabile, mamma mia. Amponsah fuori Mariani dentro Raed, mi dà più fiducia.
Nicholson va bene, fuori Watanabe, dentro Mitchell. E qua facciamo giocare Harwood ed Hamilton, raga. Hamilton si sta concentrando troppo sulla Formula 1, Hamilton, e questa cosa non va bene. Questa cosa non va bene. Dai, così. Dobbiamo subito rimetterci sulla carreggiata giusta. Dobbiamo rimetterci sulla carreggiata giusta. Siamo in casa contro il Leeds. In casa contro il Leeds, loro vengono da una vittoria per 2-0 contro il Charlton. Sabato 1 ottobre 2022. Che ci famo contro il Leeds? Perdiamo 2-0. Mamma mia, si è rotto il raid che dovevo uscire per Mariani. E Hamilton si è preso un cartellino giallo. Un ritorno proprio di quelli terribili, raga. Un ritorno terribile. Andiamo con gli allenamenti. Adam Esposito, ormai Nicholson, va bene. Nicholson diventa un 77. E purtroppo i ragazzi hanno perso un attimo di fiducia. Hanno perso un attimino di fiducia. E quindi succede questo. Quando perdi fiducia, succede proprio questo. Allora, giocatore infortunato. Andiamo a vedere che si è fatto il raid, signori miei. Per 2 settimane. E va bene. E va bene, per 2 settimane ci può stare. Forse lo riusciamo a recuperare. Siamo a 12esimo in campionato. A pari partite con tutti. A pari partite con tutti. No, no, sì, pari partite con tutte. Andiamo a fare gli altri allenamenti. Mi serve. Che è successo qua? Si è fatto male. Sono sparito. Ah, perché sono in nazionale. Va bene, allora andiamo di options e cambiamo. Perfetto, mi mancano tutti. Bella così. Mamma mia, che allenamenti brutti. Chi possiamo mettere? Metti Peter Pan. Qualcosa di difficile. Passaggio resistente, passaggio corto. Ok, Peter Pan allenati lì. E nell'altro mettiamo Coromaggio si sta allenando, questi stanno allenando. Amponsà, dai. Dai, 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 allenati Amponsà, che mi serve che diventi una bestia anche te. Dai, così. Dai, così, dai, così. Dai, dai, Casadei, Esposito, Peter Pan e Amponsà, va bene. Stiamo allenando quelli che devono crescere. Stiamo allenando quelli che devono crescere. Prossima partita contro l'Hull City. Attenzione. Giocatore ristabilito. Nugget è tornato. Oh, per fortuna. Richiesta di Jalen Jones ha riferito che lei non ha fatto niente per risolvere la questione. Ma sta scherzando. Ma si è messo in prestito. Ha chiesto di essere ceduto. Ma è messo in prestito. Non ho fatto niente. Cioè, assurdo, assurdo, assurdo. Aspetta un attimo. Andiamo a vedere chi è che parla. Morris, va bene. Ci penserò, Morris mio. La prossima la giochi. La prossima la giochi, Morris. Peter Pan non ha fatto bene come speravo. Allora, Casadei, Amponsà, Raid. Ma Raid è rotto. C'è giocare Mariani. Al posto Nicholson gioca Esposito, così torna anche lui contento. Fuori dentro Hamilton, fuori Hamilton dentro Lima. Fuori Harwood dentro Salazar. Li invertiamo e vabbè, no. Così, Droll e McKinley. Diciamo che per ora il morale della squadra non è dei migliori, raga. Però ricordiamo che noi siamo appena arrivati in League, in Championship. Quindi, riuscissimo a tenere la categoria sarebbe tantissima roba. Contro l'Hull City, more cambia. Loro vengono da una sconfitta per 3-1 contro lo Sheffield. Sabato 15 ottobre 2022. Che ci famo? Pareggiamo. Va bene, va bene, va bene. Calma, calma, quantomeno. In questo episodio un punticino lo portiamo a casa. Ammonito Salazar che è uscito per Hamilton. Espulsa Amponsà. Fuori Claudio per Peter Pan. Gol del pareggio al 78esimo di Morris. Va bene, meno male l'abbiamo fatto giocare perché voleva giocare. Almeno ci ha portato bene. Allora, andiamo a fare questi altri allenamenti. Dai, è così. Allena, 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 allena. Oh, Peter Pan sale a 64. Esposito sale a 67. Buono così, buono così. Iniziamo a avere dei ricambi interessanti. Iniziamo a avere dei ricambi interessanti. Abbiamo due mail, andiamo a leggerle. Così vediamo cosa dicono. Giocatore squalificato, va bene. E Morris che è contento, prestazionato a regola. Bravo così. Bravo così, ragazzo mio. Avviciniamoci alla prossima partita che è contro il Barnsley. Barnsley, ok. Noi siamo saliti in 13ª posizione, a 15 punti, ok. Siamo messi malissimo, raga, però dai, se riusciamo a mantenere la categoria già è tanta roba. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che darete, ritornerete a dare a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale con il ritorno agli appuntamenti fissi delle 12 e delle 19. E detto questo, niente, raga, ci vediamo sempre qui per un prossimo contenuto. Bella, raga, ciao!